Assessore, qual è l'importanza di un evento come questo per il tessuto economico e sociale di Milano? Beh, innanzitutto è un modo per dire grazie a queste tantissime attività che da tantissimi anni presidiano il territorio, lo presidiano con successi dal punto di vista economico, sì, ma anche con un protagonismo dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, perché sono aziende, attività pur piccole, che però sono un servizio fondamentale per la comunità. Noi siamo qua a premiarle, riconoscendo in loro un ruolo fondamentale e riconoscendo in loro un'incredibile ricetta vincente anche dal punto di vista economico, perché premiamo attività storiche, per cui che ci sono da tantissimi anni, che hanno fatto il cambio generazionale e che hanno superato qualsivoglia influenza negativa degli ultimi anni, dalla pandemia alle crisi economiche che ci sono state, a tutto quello che è successo, loro ci sono ancora e grazie alla loro capacità di servizio e alla qualità dei loro prodotti continuano ad andare avanti. Il riconoscimento di imprese, ma soprattutto di persone che con la loro attività decennale, pluridecennale, creano non solo la ricchezza economica di questo territorio, ma contribuiscono alla sua crescita sociale. Com'è possibile tutelare queste imprese, diciamo, dalla globalizzazione, dalla modernità? Come preservarle? Beh, sostenendone quotidianamente l'attività in varie forme, attraverso alcuni bandi dedicati che li aiutano ad innovare, a trasformarsi, a crescere, ma anche dando loro molta visibilità e facendo in modo che anche noi consumatori ci rivolgiamo con più frequenza e con più fiducia alle piccole imprese del territorio. Le botteghe storiche sono un presidio socio-economico fondamentale, sono punti di riferimento per i quartieri e significano anche che durare nel tempo, che è un obiettivo che si pongono molti giovani, molte imprese di successo, è raggiungibile con delle dimostrazioni di eccellenza da parte di molte famiglie italiane. Come si sente ad aver ricevuto questo premio? Beh, orgoglioso, orgoglioso anche perché non è, il premio è per le attività storiche. Quando un imprenditore mantiene un'attività per 40 anni, vuol dire che qualcosa ha fatto di buono e fa buone cose, insomma, ecco. Sì, mi sento onorata, non lo so come gratificata per una cosa che per me è stato quasi un gioco. Sono passati 42 anni e neanche me ne sono accorta, come se ieri mattina ho cominciato e stamattina mi ritrovo con questa targa in mano. Una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa.